Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi per la prima volta vi porto un contenuto del tutto nuovo dal solito, infatti girerò la mia prima unboxing e l'ospite d'eccezione è il mio nuovo giubbetto, l'Hitson modello Raptor, acquistato da poco più di un mese presso la concessionaria Motor Show Yamaha di Barcellona Pozzo di Cotto. Ma prima di partire sulla descrizione di questo giubbetto, Voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, è del tutto gratuito e mi dareste una grossa mano sulla crescita del canale stesso. Attivare la campanellina per, per essere avvisati tramite notifica sull'uscita dei miei prossimi video e ovviamente lasciare un like nel caso in cui il video vi piacesse e commentare in modo da aiutare un semplice amatore a migliorarsi e a crescere. Grazie a tutti. E, bando alle ciance, partiamo immediatamente sulla descrizione di questo capo. Allora, intanto parliamo di un capo omologato secondo gli standard europei, quindi alla sigla CE. Ovviamente è dotato di protezioni omologate CE di livello 2 su spalle, gomito e parte dell'avambraccio. Una già avendo l'ho provato per diverse occasioni, posso dirvi che sono delle protezioni molto comode rispetto allo standard, ma questa, questa cosa di essere a livello 2 significa che rispetto al livello 1, quindi le protezioni, quelle classiche, sono in grado di disperdere ancora maggiormente l'energia che viene trasferita all'articolazione in caso di impatto con l'asfalto. Quindi, diciamo che abbiamo una sicurezza in più ovviamente questo giubbetto ha un taglio sportivo quindi non è molto lungo è abbastanza corto completamente in cordura quindi un materiale che è molto resistente sia allo strappo che all'abrasione adesso andiamo più nel dettaglio e vi faccio vedere un attimino come come le sue caratteristiche e allora cinghia per regolare il volume sul braccio, velcro chiusura a velcro per regolare il volume sul polso, cinturino con chiusura sempre a velcro per regolare il volume sulla vita. Dopodiché spostiamoci sulla parte superiore. Apertura col classico velcro. Apertura qua, la classica cerniera, molto senza nessun fronzolo, tutto molto semplice, molto intuitivo. Un giubbotto che punta molto sulla praticità: praticità che va detto viene un po' meno se noi questo giubbetto lo vogliamo destinare per affrontare lunghissimi viaggi. Perché questo qua è studiato maggiormente o per un utilizzo urbano. Per le classiche uscite del fine settimana e se vogliamo farci qualche viaggio, cosa che può essere fatto tranquillamente, fino al medio raggio. Come, come tasche, le uniche che troviamo qui esternamente sono queste qua. Ovviamente, sì, posso dirvi che sono abbastanza piccoline, non, non, può, non, non si può portare chissà chissà che cosa. Inoltre ricordatevi che al, suo, che al suo interno, anche se la tasca è fatta, è fatta molto bene, non è impermeabile, quindi nel caso di pioggia occhio a quello che lasciate esternamente. L'altra tasca di cui è dotato la troviamo qui all'interno, abbastanza ben nascosta. L'apertura non, non è delle più ampie, però posso dirvi che una volta inserita la mano al suo interno, troviamo abbastanza spazio per far sì di poter mettere al suo interno i portadocumenti e anche il cellulare scelta molto, molto furba e sento che all'interno questa tasca è l'unica che è interamente antipioggia dopodiché ovviamente parlando sempre della parte esterna nelle, nelle parti in cui il corpo può essere maggiormente esposto a una caduta, troviamo questi, questi rinforzi in tessuto, questa specie di toppe che sono, sono fatte veramente bene. Tutte le cuciture, come da tradizione della casa francese, sono veramente impeccabili. E adesso spostiamoci all'interno del giubbetto. Io partirei subito dal colletto perché non è una cosa. Di una cosa scontata, nel senso che non tutti i giubbetti utilizzano questo materiale. Parliamo del neoprene, che è un materiale molto comodo a contatto con la pelle ed è del tutto analergico. Quindi evita con i continui sfregamenti che si, possa, che si possono causare delle allergie. Ovviamente, questo qua è un capo componibile, un 3 in 1, in questo caso. In base a come ce l'ho composto in questo preciso momento, possiamo farci sia tutta la stagione autunnale che tutta quella primaverile. Infatti, troviamo qua la fodera H2Out, una membrana che è in grado di isolare il corpo sia dalla pioggia sia dal vento, freddo, umidità, una barriera al 100%. Inoltre, inoltre è molto traspirante e quindi evita. Che all'interno possa, possa formarsi un eccessivo accumulo di umidità causato dal sudore. Infatti, adesso prendo questo cartoncino in cui ci sono le caratteristiche basilari, e qua noterete che abbiamo il massimo della protezione secondo XON per quanto riguarda la pioggia, per quanto riguarda l'aria, il 100% della ventilazione. Adesso ci arriveremo perché, e a livello di calore che fornisce diciamo che nella media, nella media perché ovviamente ci sono giubbetti molto più pesanti però essendo che noi abitiamo in Sicilia e non abbiamo un clima molto rigido per la maggior ragione per l'utilizzo che faccio va più che bene quindi se la moto la utilizzate come faccio io e abitate in, in zone in cui il clima è molto permissivo posso assicurarvi che non c'è scelta migliore di questo Ovviamente, una volta che arriva l'estate, tramite questa apposita cerniera, la apriamo, eliminiamo questa membrana e ci troviamo un capo con cui affrontare l'estate in assoluta tranquillità. Anche perché, tramite questi ampi pannelli, sia sulla parte frontale, queste prese d'aria traforate su avambraccio e parte superiore del braccio, possiamo affrontare anche le giornate quelle più torride. Inoltre, Troviamo, questa, troviamo questo pannello interamente traforato su tutta la schiena, quindi tutta l'aria che entra all'interno del giubbotto fuori esce, quindi tutta l'aria calda viene espulsa fuori, quindi diciamo che siamo dotati di un climatizzatore in estate. Una volta che poi arriverà l'inverno, in questo caso già noi siamo ai primi di dicembre e le temperature finalmente anche qui stanno scendendo, metterò al suo interno questo 100 grammi che ha lo scopo di mantenermi a caldo in queste giornate fredde ovviamente sempre tutto tramite apposita cerniera e qua all'interno troviamo anche due tasche ovviamente dotate di strappo non, ovviamente non potremo metterci chissà che cosa però se il cellulare o qualche qualche fesseria molto piccola può essere messa, devo dire anche che, certo, non esteticamente, l'estetica, non, non ci interessa in questo caso, però, guardando l'accoppiamento, il materiale, le cuciture, è fatto tutto veramente bene. Inoltre, prima di concludere, ovviamente il giubbotto è dotato anche di dettagli riflettenti. Ovviamente troviamo nella parte più bassa la cerniera per ancorarla ai pantaloni, cosa che io non, non ho mai utilizzato. E francamente non credo che ce ne sia veramente di bisogno, anche perché a differenza di molti giubbetti sportivi, questo qua, come ben potete notare, sulla parte dietro della schiena è molto più basso rispetto alla parte frontale, e quindi in, in posi quanto siete in posizione di guida. Quando siete in sella, stesso su una super sportiva, posso assicurarvi che il giubbetto di dietro non si alza e quindi quelle, quei fastidiosi infiltrazioni d'aria dietro la schiena posso dirvi che sono solo un lontano ricordo. Inoltre, prima di concludere, qua non è per pigrizia non, non ve lo faccio vedere, però vi posso assicurare che, alle, che qua di sotto troviamo anche... La tasca per dotare il giubbetto con, eh, con il paraschieno. Ovviamente fornito sempre dalla stessa casa, dalla Ixon. Ovviamente sempre omologato, secondo gli standard europei, di livello 2. Ragazzi, per oggi, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. E prima di concludere... E se posso dirvi che nelle prossime uscite, quelle prettamente invernali, vi porterò degli aggiornamenti per, per informarvi nel caso in cui siete interessati all'acquisto di questo giubbotto su come me la sto passando nella stagione invernale. In ogni caso, sono convinto che il giubbetto vada più che bene, anche perché nel caso in cui le temperature scendano un pochettino più al di sotto della norma. Basta indossare un, un buon intimo termico al suo interno e il problema è risolto. Per oggi ragazzi e tutti vi saluto alla prossima, ciao!